dopo aver sostenuto la prima prova scritta di italiano valida per gli esami di Stato 2024. Tra le tracce proposte agli studenti, un'analisi del testo sul poeta Ungaretti e una sul premio Nobel per la letteratura nel 1934, Pirandello, Guerra fredda, Costituzione e Silenzio, i temi per il testo argomentativo, mentre tra quelli di attualità hanno tenuto banco l'imperfezione e il diario segreto digitale. Un ventaglio di scelta talmente ampio da non aver intimorito la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che, almeno da quanto emerso attraverso questo sondaggio, si dicono fiduciosi per il risultato. Io sinceramente ho scelto la traccia sulla guerra fredda, dove mi ero preparato, poi bisogna parlare anche un po' dei temi da guerra in generale, quindi Russia-Ucraina, anche Israele-Palestina, e faccio anche riferimento a film o spettacoli teatrali riguardanti la guerra, e io ad esempio ho parlato di Oppenheimer e della nascita della bomba atomica. Per fortuna le tracce non erano complicate, quindi diciamo che ci siamo trovati bene. Poteva andare anche meglio, però non mi sono piaciute tantissimo le tracce, però è andata bene. Quella dei selfie, di blog. Quindi ho scritto, spero di aver scritto bene. Credo di averlo svolto in maniera molto valida. Che traccia hai scelto? Io la B1, parlava delle guerre e poi devi dare una tesi tua personale riguardo appunto le guerre del momento e esponendola appunto. Ho pregato a tutti i santi che andasse bene, quindi poi vedremo come sarà andata. È un po' con l'ansia all'inizio, però niente di particolare. È andata bene, è stata abbastanza difficile, però ho scritto abbastanza, diciamo tutto a posto. Sono felice. Perché almeno la prima prova scritta è andata, aspetterò anche domani che ci sarà economia aziendale. Adesso testa la prossima prova, la seconda scritta, che riguarda una o più discipline che caratterizzano il corso di studi. È quella più difficile domani, la seconda prova di costruzione a noi. Cioè abbiamo un po' più di timore rispetto alla prova di matematica, però riusciremo a superare anche quella, siamo fiduciosi. E domani invece? Chimica, domani è un problema, ci fideremo alla sorte domani.